Amici de Trevignon, senco Cristiano Decker, noto esponente del Popolo della Libertà. Come va la Cristiano? Confusa ancora, io sono impegnato da quando ho lasciato l'incarico di senatore, sto lavorando sul territorio come mi è stato chiesto anche da parecchi amministratori che mi sono vicini. Abbiamo questo progetto, un progetto che parte dal Popolo della Libertà, perché il Popolo della Libertà mi ha indicato all'unanimità nel suo coordinamento regionale come candidato per la presidenza della provincia, poi in realtà c'è questa componente che fa capo al Biancofiore, con la quale io ho poco a che spartire, lo dico in maniera molto chiara, non mi accomuna lei nulla né dal punto di vista politico, né dal punto di vista comportamentale, né del metodo. Le sue dichiarazioni a mio giudizio sono al di là del bene e del male, quindi non so che cosa deciderà il partito a Roma, però nel contempo noi ci siamo mossi, ho avuto, diciamo, il sostegno per la mia candidatura dalla destra, quindi dal gruppo di Storace, da Fratelli d'Italia, dal gruppo che fa capo all'ex consigliere Taverna, quindi il progetto Trentino Libero, da parte di un gruppo di pensionati, sono stati attivati dei comitati, abbiamo raccolto migliaia di firme di sindaci, di amministratori, quindi ci sono le condizioni per dare comunque l'idea di un'alternativa rispetto al modello amministrativo che abbiamo avuto in tutti Ma non c'è l'impressione che il centrodestra sia un po' frantumato, no? questi anni. Ma qui c'è una situazione abbastanza anomala perché diciamo, il centro-sinistra sappiamo che ha svolto le proprie primarie, è stato eletto, è stato indicato come premier, come candidato per la presidenza il consigliere Rossi e la situazione sembra abbastanza chiara. Per il centrodestra, e qui bisognerebbe un pochino cercare di capire cosa si intende per centrodestra, perché i nomi che sono girati, lo voglio dire in maniera assolutamente chiara ed esplicita, Bosna è persona legata in maniera molto chiara a Dell'Ai, ha diciamo, espresso il suo apprezzamento nei confronti di Dell'Ai, lo ha sostenuto nella campagna elettorale per le elezioni politiche, quindi appartiene a quel mondo. Grisenti è stato assessore con Dell'Ai, quindi sicuramente quella è la sua area di riferimento. De Laurentiis si è espresso a favore delle comunità di valle quando c'è stato il referendum, ha fatto campagna elettorale per Dell'Ai, quindi anche De Laurentiis è espressione di quel mondo. Bezzi è stato presidente del Consiglio provinciale con Dell'Ai e è stato eletto parlamentare per 2 anni in quota al centro-sinistra con Prodi. Allora dico, per il centro-sinistra a me sta bene che Dell'Ai si muova, faccia le sue scelte, contribuisca in maniera attiva. Per il centro-destra penso che sia legittimo e giusto pensare che decidano coloro che nel centro-destra si sono collocati manifestando una certa coerenza nel tempo. Questo è un pochino il problema vero. Da me oggi c'è un centro-sinistra che cerca di invadere anche il campo del centro-destra. Per me il centrodestra in questo momento è rappresentato, diciamo così, dal PDL nella parte locale, dalle forze che ho elencato che in questo momento mi stanno dando il sostegno e dalla Lega Nord. Altro in questo momento, a mio giudizio, non c'è. Tutto il resto è comunque centro-sinistra. E se vogliamo cambiare, questo è l'aspetto che per me è prioritario, se vogliamo cambiare un modello di governo, che è quello di Dell'Ai, un modello che ha mortificato tutte le competenze, tutte le potenzialità, ha impedito alle imprese di affermarsi, ha creato una situazione di controllo esasperante, ha veramente penalizzato tutti coloro che pensavano di poter trovare spazio grazie alle proprie competenze e ai propri meriti. Se vogliamo uscire da questo modello invasivo, clientelare, non possiamo chiamare in campo le persone che in questo modello hanno costruito la propria fortuna. Cioè, credo che sia un dato di incompatibilità. Se vogliamo essere alternativi a quel mondo, dobbiamo avere una storia in contrapposizione con quel mondo. Penso che sia un ragionamento abbastanza elementare. Ma e tu eri d'accordo con quel programma eri d'accordo tu con quel programma delle reti imprese? No, io non l'ho mai condiviso, non l'ho mai, sicuro non ho partecipato alla sua stesura, ma poi sai, i programmi hanno il valore che hanno, io giudico le persone, perché a me se viene una persona, mi presenta un programma perfetto, però io conosco la persona come inaffidabile, non è che do fiducia perché mi presenta un programma che per certi versi può essere anche condiviso. Ripeto, qui se vogliamo
vogliamo cambiare, perché io credo che per uscire dalla crisi, vale per il Trentino, ma purtroppo vale anche per la situazione a livello nazionale, bisogna veramente cambiare mentalità, cioè bisogna ricostruire. Cioè noi abbiamo un Trentino oggi che rispetto a quello di 30 anni fa, rispetto a quello di 40 anni fa, è cambiato in negativo in maniera evidentissima. È mancato lo stimolo, il giovane oggi non ha più la voglia di lavorare di un tempo, perché? Perché sa che gli spazi si aprono solo a determinate condizioni, non sulla base di quelle che sono le capacità individuali, di quelle che sono le potenzialità che ciascuno può esprimere. Quindi dobbiamo tornare indietro, riportare quelli che sono i valori che, bene o male, hanno caratterizzato la nostra provincia nel passato, per i quali andavamo anche un certo tempo a fieri, e modificare completamente quello che è stato realizzato in questi decenni. Ripeto, qui oggi l'azione pervasiva di quel modello è arrivata in profondità, bisogna proprio recuperare quelli che sono, ripeto, i valori del merito, della competenza, della serietà, della correttezza, dell'onestà, della fedeltà alla parola data, gli impegni, eccetera. E c'è da fare moltissimo. Quindi se c'è crisi economica oggi in Trentino con un bilancio di 4.600 milioni di euro, veramente siamo al paradosso, che vuol dire che la crisi, prima che economica, è culturale, valoriale, e bisogna partire da lì. Io di questo sono fortemente convinto. E senti, qui nell'Alto Garda c'è questo problema dell'alloppio Busa, se ne parla ad ogni campagna provinciale. Sì, ma se io ti devo dire, io ho fatto il consigliere comunale a Riva del Garda, i problemi che affrontavamo dico 25 anni fa sono gli stessi che oggi sono sotto l'attenzione di tutti. Non è che possiamo parlare dei parcheggi, della viabilità, della fascia lago, eccetera, a distanza di 20 anni, però anche lì io ti faccio così, quella che è la mia analisi di Riva del Garda. Riva del Garda è stata bloccata come realtà territoriale dal fatto che un certo gruppo di imprenditori, quando era il momento delle elezioni, attivava una propria lista, o comunque sosteneva una certa lista, e poi chiedeva in cambio di cambio di spazi nell'ambito delle società del comune. E quando il privato poi andava a trattare con quelle società, trovava gli uomini che aveva indicato. E questa è stata una contraddizione che ha creato nel giudizio tutta una serie di problemi che non sono stati superati e risolti. Ho capito. Tu e la situazione oggi sia quella di 20 anni fa. Sì, sì, beh, non ci vuole molto. I nomi sono anche gli stessi, gira e gira. Sì, guarda. Sì. E tu sei stato anche a Roma. Secondo te dura questo governo? Io penso di sì, è una previsione, sai, cioè, dovessi dare una mia valutazione, penso che sia più facile che duri piuttosto che altro, perché non credo che nemmeno il centrodestra abbia interesse ad aprire una crisi in questo momento. Ti posso dare una mia valutazione sull'esperienza di Roma. Io sono stato parlamentare 5 anni, sono stato, lo dico con orgoglio, il parlamentare italiano su 1.000 in assoluto più presente alle votazioni, in assemblea, nelle commissioni. Ho fatto centinaia e centinaia di sostituzioni per i colleghi, però la mia è stata un'esperienza fortemente negativa, tant'è che sono stato io a scegliere di non candidare nel collegio della Val Sugana, dove avrei potuto candidare per il PDL e la Lega, invece ho ceduto il posto all'onorevole Divina, proprio in base anche a un accordo che avrebbe dovuto prevedere il sostegno della Lega alla mia candidatura, che poi, non essendo stato ufficializzato dal mio partito, ha consentito una situazione abbastanza confusa ed equivoca. Però io ho rinunciato a candidare proprio perché è stata un'esperienza pesantissima, dove effettivamente ho dato il massimo delle mie energie e della mia possibilità di operare sul piano politico, però con una soddisfazione pressoché nulla, perché ho trovato un mondo che, salvo certe eccezioni, ripeto, le eccezioni ci sono e anche di eccellenza, ma il livello medio è di persone che hanno poca voglia di lavorare, poca motivazione, poco impegno, poca serietà, poca passione politica. E lavorare in quelle condizioni è oggettivamente difficilissimo, non puoi andare alle riunioni alle 8:30 e non trovare nessuno perché sono le 8:30, o avere l'assemblea alle 9:30 e non avere il numero legale perché la gente non è motivata e arriva quando vuole. C'è la riunione il venerdì, ma giovedì vogliono tornare a casa e tutti rientrano. Sì, siamo veramente a un livello di senso civico assolutamente nullo, assolutamente modesto, assolutamente insignificante. Cristiano, ti ringrazio, e quanto prima su televisione. Sì.